10 arresti, di cui 3 addirittura all'estero, un'operazione congiunta Guardia di Finanza e Guardia di Costiera. Sì, assolutamente sì. È iniziata 18 mesi fa grazie a un'attività di intercettazione che individuava un carico all'interno del porto di Salerno di queste batterie. Perveniva poi, sempre in capitaneria, una denuncia da parte della TIM che denunciava effettivamente la scomparsa di questi accumulatori che servono a loro per la gestione della telefonia mobile. E questo poi dopo si è potuto appurare che era un'attività svolta tipo di materiale e quindi ci ha portato poi a scoprire che i furti erano circa 1.300, sono stati sottratti 8.000 accumulatori per un valore pari di 3 milioni. La cosa che più ci ha allertato è il fatto che effettivamente questi accumulatori servendo la telefonia mobile, ecco, la mandavano in tilt e quindi sarebbe stato un problema di sicurezza del paese, quindi in queste zone appunto che correvano il rischio per giorni, ecco, di non avere alcun servizio. Quindi parliamo di ospedali, parliamo di forze dell'ordine che potevano essere praticamente isolate, quindi c'era un problema serio a quello che è la sicurezza del paese. Fragola, Cetara, Salerno sono, diciamo, i porti. Salerno no, A Salerno è il Salerno porto no, no, soltanto no, di no, sono partenza. zone del Napoletano e del Casertano, insomma, dove Da Salerno partiva soltanto, da Salerno partiva, ecco, parte soltanto il momento di indagine, accumulatori imbarcati con bollette certificate in maniera falsa e venivano imbarcate su questa nave che era lì. E come siamo venuti a saperlo? Perché la compagnia che gestisce, cioè la compagnia telefonica, aveva montato su uno di questi accumulatori un GPS, quindi che al momento dell'accertamento vedeva questo accumulatore ricoverato su di una nave all'interno del porto di Salerno e da lì è iniziato tutto questo tipo di attività. Indagine internazionale anche Marocco e Togo. Sì, Marocco e Togo, sì. Un'operazione di intelligence che ha coinvolto anche la gendarmeria francese. Sì. Però quello che mi piace, permettetemi, come ho detto prima, di ringraziare l'imprescindibile supporto dei colleghi della Guardia di Finanza, soprattutto nella fase operativa dove si andava ad intervenire su territori, insomma, un po' difficili. Grazie. Grazie a voi.